Benvenuti a Il mondo dei perché. Il canale dedicato alle domande che la curiosità umana ci pone in materie che spaziano dalla scienza alla storia, dalla tecnologia all'arte ed altro ancora. Nel video di oggi risponderemo alla domanda: perché gli oceani sono così ricchi di biodiversità rispetto a molti altri ambienti terrestri? Prima di tutto cerchiamo di comprendere cosa si intende per biodiversità marina. La biodiversità marina si riferisce alla varietà di forme di vita ed ecosistemi presenti negli ambienti marini. Essa include una vasta gamma di organismi viventi, dai più piccoli batteri ai grandi mammiferi come le balene, nonché gli ecosistemi marini come le barriere coralline, le mangrovie, le praterie di alghe, le profondità oceaniche e le zone costiere. La biodiversità marina comprende diversità di specie. Questo aspetto della biodiversità marina si riferisce al numero di specie diverse presenti in un dato ambiente marino. Ad esempio, un ambiente come una barriera corallina può ospitare centinaia di specie di pesci, coralli, invertebrati e altri organismi. Diversità genetica. Ogni specie marina può avere una varietà di varianti genetiche all'interno della popolazione. La diversità genetica è importante perché contribuisce alla capacità delle specie di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali. Diversità ecologica. Questo aspetto si riferisce alla varietà di habitat ed ecosistemi marini. Gli ambienti marini variano dalle acque superficiali e calde delle barriere coralline alle fredde profondità oceaniche e alle acque costiere. Ogni ambiente ha le proprie condizioni e specie uniche. La biodiversità marina è fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi e per la sostenibilità delle risorse. Questa diversità offre una serie di servizi all'ecosistema, come la produzione di cibo, la regolazione del clima attraverso l'assorbimento di carbonio, la protezione delle coste da tempeste e inondazioni grazie alle mangrovie e molto altro. Inoltre, la tale biodiversità ha un valore intrinseco ed estetico, poiché molte delle specie e degli ecosistemi marini sono unici e affascinanti. Pertanto, preservare e proteggere la biodiversità marina è essenziale per la conservazione dell'ambiente marino e il benessere dell'umanità. Dopo aver spiegato il significato di biodiversità marina, torniamo alla domanda: perché gli oceani sono così ricchi di biodiversità rispetto a molti altri ambienti terrestri? Per dare risposta a questo interrogativo, è importante sapere che mari e oceani coprono il 71% della superficie del nostro pianeta. Essi sono incredibilmente diversificati in termini di habitat, condizioni ambientali e organismi che li popolano. Ecco alcune delle ragioni chiave che spiegano questa ricchezza di biodiversità marina. Ampiezza degli oceani. Gli oceani si estendono su vaste distese e offrono una varietà di ambienti, dalle acque superficiali delle barriere coralline alle profondità oscure degli abissi. Questa vastità fornisce spazio per una gamma straordinaria di specie. Diversità di habitat. Ogni tipo di habitat marino, come le mangrovie, le praterie di alghe marine e le piattaforme continentali, supporta comunità uniche di organismi adattati alle specifiche condizioni di vita. Nutrienti essenziali. Gli oceani contengono nutrienti vitali come il fitoplancton, che costituiscono la base della catena alimentare marina. Questi nutrienti supportano una vasta gamma di organismi, creando una complessa rete alimentare. Adattamenti evolutivi. Le molteplici specie si sono adattate alle condizioni marine nel corso di milioni di anni. Questi adattamenti evolutivi hanno portato a una straordinaria diversità di caratteristiche e comportamenti. Movimento delle correnti. Le correnti oceaniche trasportano nutrienti e organismi in tutto il mondo, promuovendo la dispersione e la migrazione delle specie. Pressioni selettive. Gli organismi marini affrontano pressioni selettive come la competizione per il cibo e lo spazio, che promuovono l'evoluzione e la diversificazione delle specie. Stabilità ambientale. Gli oceani tendono a essere ambienti più stabili rispetto a molte aree terrestri, con temperature e condizioni che variano meno nel corso delle stagioni. Questa stabilità può favorire la diversificazione delle specie. In sintesi, la ricchezza di biodiversità negli oceani è il risultato di una combinazione di fattori unici che li rendono incredibilmente speciali. La loro vastità, diversità di habitat, nutrienti, adattamenti evolutivi contribuiscono a creare un mondo marino straordinariamente ricco di vita, che continua a sorprenderci e a incuriosirci.
Se siete interessati a ulteriori esplorazioni sui perché di questo o altri argomenti che interessano la fauna marina, potete scrivere all'indirizzo email in descrizione. Non dimenticate l'iscrizione al canale Il Mondo dei Perché per rimanere aggiornati. Con la speranza di essere stati chiari ed esaurienti, vi salutiamo ringraziando per la visione e rimandiamo il nostro appuntamento al prossimo video.